io stavo guardando bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arrivato Stellina. Ma che va trovando Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Una domanda. Ieri la Meloni è salita al colle. Come l'hai visto? Allo colle? No, ai colle! No, qua su! A Roma! Perché a Roma te le colle? Le desette, sì, sì! Bravo! Sì. La Meloni, stiamo parlando della Meloni! Oddio, che è successo? La Meloni! Ieri bravo. È salita al colle, ti piace a te? Sì, bello, bello il Meloni, mi piace, sì! E tu mi piace un melone invernale, mo ve lo dico. Parte gli alpini. Ah, gli alpini. Vediamo che dici qua, vai. A me piace il melone invernale. Ah. Ma liscio o quello in volo? No, gasata, no? Gasata. Ma non per Senti, ma c'hai fiducia in questo momento? Scusa, governo, un attimo, no? Io te lo faccio io una domanda. Dimmi, tu, dimmi, dimmi. Già ti so capire. Qual è il miglior politico? No, dimmene uno, no. Diciamo che non ho molta fiducia in quella figura. Ciao collega. C'è una figura di cui ho perso la fiducia. Ma non è il problema della Meloni, il problema è che la Meloni pur si può fare, litri ni le fa fare. Questo è il problema, no. Teniamo troppa gente. Allora c'è Berlusconi, numero uno. Berlusconi. Ma io sono fatto colazione, ora tengo la bocca. Ma non ho capito. Ma no, come ho detto, ma come facciamo a dire Berlusconi che ha detto che ci dà 1.000 euro di pensione e qui il modo di pensione di tutto si ripara di pensione, no? Come fece l'altra volta, ma che volevamo da quello? Quello quando diceva va a mangiare per quanto so. Facciamolo entriamo, facciamolo fare. No, io ho detto secondo me una cosa, speriamo che l'anno prossimo dobbiamo rivotare un'altra volta. Ma non ci faccio nessuno a votare se non andare nel voto. Facciamo un'anarchia. Ma insomma, che votiamo fare? Che non votiamo da poter fare nel governo è una fregatura. Tu c'hai fiducia? Veramente, se mo sarge le votazioni, non ci vado per niente. Speriamo di no. Però se le cose. Già stanno un po' a litigare. No, non tocco. Tu sei fiducia, dimmi la verità. Allora scusa, io ho 72 anni, tu quando ce n'hai 38? Magari, benissimo. 43. 43, che è una buona salute. Grazie. Allora sai quando è tempo che lavori? Dal 18 dicembre 1964. Sono lavorato fino a ieri. Ieri mi sono incazzato e sette affini a mio figlio. Ieri sei sette, mo vado in pensione. E da stamattina sto in pensione. Lo sai perché devo lavorare? Perché dopo 58 anni e dopo che sono fatto tutti i versamenti più di 700 euro al mese. Dimmi tu. Io ho fatto le notte però io. Che hai fatto tu? Le notte. Non vuol dire niente. Sa che non è questione di notte e giorno qua. È questione che è poco 700, ma sarà poco. E ieri ci sono le pie, tra 1.200 e 1.300 le pie. Ma quanto sciopero avete fatto? Ma io non conosco il sciopero. Lo so. Lo sai. Vetrine. Io ho fatto fare un sciopero, mettesse la ghigliottina. Mi cognate, maresciallo carabiniere a due strisce per 2.800 euro di pensione. Io sono pagato 43 anni. Niente. No, io per 1.300 mi sono pagato una frega di soldi e sì che ci sta, che io sono venuto a investire una frega di soldi perché ti compro una mano, compro un negozio, compro 300 e sono fatto fare sempre 500 euro. Io ti dico. Guarda, ti devo dire che così brutta la situa alla fine non è. Vuoi aggiungere qualcosa? A che cosa? Hai fiducia nel nuovo governo? Io ho sempre avuto fiducia di tutti, però fregato da tutti. Però sempre fiducia. Però rimani fedele alla linea, diciamo. A differenza di tanti, sono orgoglioso della mia Italia. Beh. Avendo lavorato all'estero, quindi non ho nessun problema. Mi auguro che facciano qualcosa finalmente di positivo. Speriamo. La speranza è di tutti.
Anche questo perché te mandè, che ha fatto? Mamma, che è scappato, che ha fatto? Che cosa è successo? Perché? Ma da portare il caffè. Ah, da portare il caffè? Ma questo è già il terzo e quarto viaggio che fa, oh. Giovane! Giovane, sa giri! Lei ha fiducia nelle istituzioni? Io? Dopo tutto quello che è successo, no, no, assolutamente. E in questo nuovo governo che pensa? Ma deve dimostrare qualcosa, anche perché io non... cioè, sono sempre gli stessi che sono da 40 anni al governo, quindi... Da come parli non sei andato a votare? Io sono andato a votare, ho votato sempre. Non ho mai però hai perso la fiducia. Ho perso la fiducia perché comunque i governi li fanno cadere nei periodi di pandemia, nei periodi di crisi, invece di stringersi tra di loro come è successo nei periodi, dopo la seconda guerra mondiale. Anche l'opposizione si sono uniti. In questo momento loro pensano sempre alla poltrona, non pensano al cittadino. Questa è la cosa che mi ha sempre dato fastidio. Bianchi, rossi, verdi, sì, gialli, sì, blu. Sì, sì. Alla saccoccia, come si infatti dice. Arrivederci. Grazie, buongiorno. Come va sto mercato di Monte Silvano, no? Il mercato è fiacco perché la gente prima da pagare le bollette e dopo quelli che ci armano per comprare a magna. Ma a te ti arrivate sta famosa bolletta? La bolletta? Ma guarda, meno male che non ha scoppiato, perché scoppia chi appena la faccia la gente la ci dei. Hai fiducia in questo nuovo governo? Speriamo da demo che tenga dice. Non te lo so dire. Speriamo di sì. Allora c'è i demonde, c'è i demonde, c'è i draghi, c'è i draghi. Mo c'è manca la fata arrivata, ma vediamo un po' che succede. Ma tu dici, ma prima o poi che non ci azzecca. Va bene, amico mio. Buona giornata, grazie ciao, mille. Ciao. Una domanda. Prima che prendi il caffè. Hai fiducia in questo nuovo governo? Certamente. Come rendi che fiducia? Non lo so, io ho chiesto. Ampiamente fiducia. Quindi innanzitutto è una simpatica signora ed era ora che mettavamo una donna presidente, non che dirigga l'Italia, ma quasi. E sono sicuro che non ci venderà Berlusconi. Hai l'idea? Bisogna creare posti di lavoro, non... qualcuno ha creato stipendi omaggio a certi italiani, un agricoltore che ha lavorato, ha pagato 40-45 anni contributi, prende meno di pensione del reddito di cittadinanza. Le sembra giusto a lei una cosa del genere? No, no, ne stavamo parlando prima. Posti di lavoro, questo ci vuole, posti di lavoro. E chi pilo reddito di cittadinanza, non che da fa 8 ore, nemmeno 6, 4 ore al giorno, i camion militari, tutte le mattine, chi pilo reddito di cittadinanza, avanti al rispettivo comune, alle 7:30, passo il camion militare, li carico, bisogna fare rimboschimento in montagna. Sai quando sei l'Italia come si spopolerebbe? La gente ti fa la valigia. Caro signore, questa è democrazia. Magari. Io purtroppo sono un uomo che vota sempre a destra indiscutibilmente. Capito? Vabbè. Grazie. No, grazie a voi. Buona giornata. Sotto che dici? Guarda in abbigliamento estivo. Meglio non te esco. Sì. Che si dice qua a Monte Silvano? Beh, io oggi sono venuto dal mio amico Federico. Ah, è un broglione forte. Però te lo piace buono. Lo piace buono. Non si può dire niente. Adesso, guarda le palle. Guarda come matto. Le palle e di sto periodo, anche i meloni. Quelle sono le palle appassite, capito? Abbiamo anche i meloni in sto periodo. I meloni. Anche lisci si trova. No. Bello, bello. Senti, ma hai fiducia nel nuovo governo? Si crede? Credo nei meloni. Speriamo. Tu dici? Può essere buona? Può essere buona? Sì, mettici, dai. Mettici. Va bene. Totò, scusa. Buongiorno. Ma questi che bestia è? Di quelli è? Questa è la zucca napoletana. Sì, ma che ha fatto? Come che ha fatto? Quanto è grossa? Quanto è va? Cioè, come che è? Dove li pescate? Quanto pesa? Questo li sono portati a forza. Ma quanto pesa? E che lo sai? Ma penso proprio l'aggio, fratello. Questo invece?
Ma non lo so quanta pesa. Ma quanta è che è, cara? Me la zucca. La zucca pure che. Ma una clava, cara, una clava. È una zucchina più cara. Ti piacesse a te una brisco di chi? A te. Venite al mercato a Montesilvano perché ci stanno delle cose veramente spaziali. Spaziali, come vedete, la zucca più grande del mondo, c'è il disco volante. Guarda qua che roba, il disco volante, zucche per allo, quindi che questo zucchea, ma la bestia qua, la bestia, la bestia. Zucca napoletana, incredibile, ora andiamo a pesare, ma secondo me si rompe la bilancia, capito? Mo, pure questa è una bella bestia. Ma sembra il 10 bastoni alle carte napoletane. Ma manca la corona. Andi? Andiamo. 12 kg. 12, 2,90, buona pesa. Guarda che 2,90, 85. Madonna. Che classe, aspetta che passa, cazzo. Ti piacesse a te uno di chi? Signor! Si viene un ladro! Ma questa è la clava! Funziona ancora il mercato? Diciamo funziona, ma no come prima. Quindi prima era molto molto più, andava più forte, sì, moltissimo. Si spendeva di più, tutto diverso, è cambiato proprio tutto, tutto diverso. Viene la gente, dice quanto costa, ma anche perché a noi contadini è aumentato proprio tutto, concimi, gasolio, proprio tutto. Quindi i prezzi non sempre riusciti a mantenerli. Non possiamo aumentare, non possiamo aumentare perché la gente non c'ha i soldi. La verità è questa. Quindi oggi si riducono i guadagni. Se uno prima comprava 5 kg, oggi ne compra 2. Questo è quanto. Finisce qui un'altra puntata di Dillo a Stellina, siamo stati a Montesilvano, vi ricordo i nostri appuntamenti, lunedì, martedì, giovedì e sabato 19.30, canale 16 Super J, la mail dillastellina@superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. Grazie a Davide alle riprese e tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare, alla prossima.